Siamo qui con Vito Palmisano, presidente dell'Associazione Mule del Carro di Santo Ronzo, per la manifestazione passeggiata tra i ciliegi in fiore, una manifestazione molto importante dove i protagonisti sono i cavalli, parliamone. Sì. Sono cavalli, gli attacchi, i cavalli a sella, sono gli autori di questa festa, quindi tutto questo si svolge per mantenere le vecchie tradizioni e per far divertire la gente che ancora ci tiene a queste antiche tradizioni. Ecco, qual è l'itinerario che seguiranno i cavalli? L'itinerario è che faranno il percorso cittadino, percorreranno tutte le strade cittadine per poi prendere le strade di campagna fino ad arrivare in masseria dove si pranzerà. Ecco, cos'è cambiato dagli anni passati? Più o meno lo stesso, è una festa che si arricchisce sempre di più ogni anno, però più o meno è questa, la cosa rimane sempre la stessa. Va bene, sta per partire la manifestazione, quindi mi raccomando, restate con noi, sta per partire la passeggiata tra i ciliegi in fiore. Grazie. Qui con Giacomo e Ursula, Ursula che è una mula accessoriata, e parliamo di lei prima di tutto. Sì, e questa qua è una mula che ha 8 anni, io ce l'ho da 6, è molto brava, infatti riesce ad andare dappertutto, non dà problemi, segue molto il padrone, è molto affidabile, è tutto qua. Ecco, da quanto tempo lei partecipa a questa manifestazione? Da sempre, perché sono uno degli autori di aver fondato l'associazione delle mule, sono un socio fondatore dell'associazione Mule del Carro di Santo Ronzo. Ecco, parliamo anche degli accessori che ha Ursula, ecco, che cosa vogliono rappresentare? Niente, questo un po' si ispirano al barocco, infatti questa è una torre, si chiama il collare, Achmet, detto in dialetto, però è una torre, rappresenta una torre, con delle incisioni, lavori, poi vedi qua ci sono delle raffigurate dei santi, erano dei sellai dell'epoca e facevano quel lavoro. Io infatti c'ho un'altra bardella che è del 1927, okay. E sono dei lavori, queste sono incisioni, tutte fatte a mano quelle là. E qui invece siamo in compagnia di Leonardo. Leonardo che possiede un carro molto particolare, lo contraddistingue la presenza delle casse audio, quindi la musica accompagna un po' il cavallo. Bravissimo, ok. Sono abituati a queste cose. Ecco, come mai quest'idea alternativa? È che a me piacciono i cavalli, tutta la famiglia, e mio figlio è DJ, quindi gli piace molto la musica, e quindi abbiamo... In un certo senso avete unito entrambe le cose? Tutte e due le cose, bravissimo. Quindi come le passioni si possono in un certo senso agglomerare? Bravo, bravo, bravo. Facciamo le feste di Sant'Antonio Abate, Cavalcati Santo Ronzo, sempre con la musica. Qui con una razza molto particolare, ciò che lo contraddistingue è l'eleganza, e qui il suo padrone, parliamo del suo cavallo. Buongiorno, questo è un cavallo frisone. Io l'ho acquistato quando aveva 10 mesi. Si distingue dagli altri proprio come dicevi tu per l'eleganza, perché hanno delle andature particolari, delle incollature particolari, a differenza di altri cavalli che sono di un altro tipo di morfologia. Ecco, è anche un po' irrequieto, l'abbiamo visto arrivare un po' agitato, come fa a gestirlo? No, è soltanto vivacità che c'ha, è pure felice perché sta in mezzo ad altri cavalli.
Non è cattivo, è soltanto vivace. Come mai questa passione per i cavalli? Da dove nasce? Questa è nata 20 anni fa. È nata dalla passione che il cavallo oramai è la cosa che porta un po' di, come si dice, di rilassamento, no? Quando uno ha qualcosa da scaricare, allora prende il cavallo e allora riesce a scaricare un po' la tensione, tutti i problemi della vita. Siamo qui con Giuseppe, organizzatore della passeggiata tra i ciliegi in fiore. Alle nostre spalle il palazzo marchesale Venusio, un palazzo che vanta circa un millennio di storia, 3000 metri quadri, insomma la carovana passa anche da qui. Passa anche da qui, la nostra tradizionale passeggiata fra i ciliegi in fiore, fra il fiore all'occhiello della passeggiata, appunto il palazzo marchesale alle nostre spalle, che conta circa 100 stanze, quindi un bel che. Comunque la passeggiata... Ricordiamo monumento nazionale. Monumento nazionale, e quindi insomma, che fa onore ai cittadini turesi. Sfilano tutti i vari amici, appassionati, con i loro attacchi, più o meno d'epoca, insomma, secondo un po' del... Ecco, studiamo anche quelli che sono gli attacchi, questo qui molto particolare, coperto. Sì, appunto per portare un po' di gente così in giro e prevenire i caldi estivi, anche se insomma è alquanto moderno, però fa parte sempre, ben accetto nelle nostre passeggiate. Ecco, questo qui invece? È un calesse tipico degli anni 30 circa. Quindi vediamo altri due molto simili. Molto simili, più o meno con la ruota più o meno alta, e quindi insomma a seconda del cavallo, del soggetto, va abbinato anche l'attacco. Ovviamente diciamo che a seconda del proprietario che lo veste a sua immagine e somiglianza. Qui un carro molto curioso, abbiamo intervistato prima i proprietari con la musica, addirittura hanno tentato quindi di unire le due passioni, cavalli e musica. Questa è una pariglia di Murgesi, di un caro concittadino Leonardo. Due splendidi esemplari attaccati in pariglia a una maratona, con una chicca, un po' di musica per allietare la giornata. Certo, bene, cari amici utenti di Bari TV, mi raccomando, restate con noi, non ci abbandonate, perché tra un po' dove andiamo, Giuseppe? Passiamo dalla villa comunale, nonché vicino al carcere di Turi, dove è stato Sandro Pertini rinchiuso in cella. Anche Antonio Gramsci, ricordiamo. Gramsci, e quindi poi si snocciola tutto il resto anche per delle vie... dalla campagna, appunto, fra i ciliegi in fiore. Bene, allora abbandoniamo questo tratto importantissimo di storia che caratterizza Turi e mi raccomando, restate con noi perché continua la passeggiata. Ancora qui in compagnia di Giuseppe, che in un certo senso ci fa la cronaca della manifestazione. Prima siamo passati dal carcere, altro monumento importante per Turi, ricordiamo, lì è stato recluso Antonio Gramsci, Sandro Pertini e anche Totò Riina. Mi dicevi, siamo praticamente di fronte alla chiesa di San Rocco, all'interno della villa comunale, dove si sta esibendo in questo istante la Contour Band. Ecco, parliamo innanzitutto di questi carri molto caratteristici, che sono quelli più antichi. Certo, questo è il carro tipico, infatti il carro agricolo da lavoro, usato negli anni 30, negli anni 20, anni 40, fino all'avvento insomma delle macchine, del trattore e così via. Come vediamo, i primi tre carri specialmente sono proprio quelli detto traino, e sono tirate da tre mule, appunto le mule del carro di Sant'Oronzo, quelle che poi tirano la sera del 26 agosto nella festa patronale il carro di Sant'Oronzo. Ecco, ricordiamo anche la tradizione della mula, la vostra associazione che è nata proprio in onore di questa mula. Certo, nel 2002 è nata l'associazione Mule del Carro per la salvaguardia delle mule del carro di Sant'Oronzo, perché era un animale che ormai si stavano perdendo le origini e tutta insomma la sua tradizione, proprio perché il nostro carro viene trainato da tre pariglie di mule, quindi tirano il carro del santo protettore di Turi, Sant'Oronzo.
Quindi, come dicevi, i carri appena passati con il loro tipico tiro a collana e vardella, appunto perché prima, insomma, per tirare questi carri avevano bisogno di una certa, un certo che addosso, perché i carri con una portata lorda pure di 20 quintali, l'animale, insomma, ha bisogno pure di un certo che per tirare tutto questo. Naturalmente riscorrono adesso i vari attacchi, questi sono dei calessi tipici con ruota in legno, qui abbiamo un frisone tipico dell'Olanda, certo la passione, insomma, attira tantissima gente. Bene, Giuseppe, come al solito esaustivo, ovviamente continua la passeggiata tra i ciliegi in fiore. Dalla villa comunale possiamo dire che è tutto, perché adesso ci spostiamo in una zona rurale, ovvero tra i ciliegi, che è praticamente il motore dell'economia di Turi. Di Turi, certo, basata sull'agricoltura e quindi sulla ciliegia tipica di Turi, nonché la ferrovia di Turi. Siamo qui con Antonio, che è un altro organizzatore della passeggiata tra i ciliegi in fiore. Siamo proprio qui tra le vie rurali di Turi, in compagnia di questo fantastico albero, insomma un albero che un po' caratterizza quello che è Turi, no? Il motore dell'economia di Turi, la ciliegia. Sì, come dicevi, il motore dell'economia di Turi è la ciliegia, in particolare è nominatissima la nostra ciliegia ferrovia. Stiamo aspettando il DOC o il DOP, però purtroppo non riusciamo ancora ad ottenere dei buoni risultati. Questo è l'albero splendido, speriamo in un'annata buonissima, anche se purtroppo non in tutte le zone del nostro territorio quest'anno c'è una buona produzione di ciliegie. Le avversità atmosferiche hanno fatto perdere un po' la ciliegia dal fiore, perché purtroppo in fioritura si è trovato cattivo a tempo. E l'annata in alcune zone purtroppo andrà un po' male. Quindi connubio perfetto tra cavalli e ciliegi, ma ricordiamo anche durante il percorso abbiamo visto vigneti, quindi c'è anche altro, no? Anche il vino, anche l'enologia qui a Turi è molto sentita. Sì, anche il vino Turi è famoso, era famosissimo prima per il vino primitivo, oggi è diventato un DOC per un altro paese, però Turi è stato il promotore di questo vino primitivo. Oggi si è dedicato più al settore uva da tavola, in particolare uva Italia o le nuove varietà senza semi. E comunque è rimasta un'agricoltura classica, dove le aziende hanno comunque ancora questi uliveti bellissimi e antichi, per produzione personale più che altro di olio, perché Turi non è un paese che commercializza l'olio. In più, Antonio, ci sta venendo anche una fame pazzesca parlando anche di cibo. Vediamo in lontananza la prima bicicletta, e quindi vuol dire che stanno per arrivare i carri, sta arrivando la carovana. Dopo quindi questo percorso rurale, tutti in masseria a mangiare i prodotti tipici di Turi. Sì, tutti in masseria mangiamo finalmente, perché non sei l'unico ad avere fame, ma siamo in tanti. E quindi ci aspetta là un pranzo completo di antipasto, un primo, un secondo con contorno, c'è della frutta, c'è il dolce e il caffè. Quindi che cosa posso dire? Io auguro a tutti una buona giornata, mi auguro che il tempo regga fino alla fine e grazie a tutti quanti. E qui è partito anche l'applauso degli altri organizzatori e chi partecipa per la buona uscita di questo evento. Mi raccomando, restate con noi, continua la passeggiata, ma Antonio vuole dire qualcosa? Sì, vorrei ringraziare l'associazione 5-9 delle biciclette che ci sta dando una mano, Pierino Sabatelli è il direttore del ciclismo a Turi. E niente, ringrazio tutti gli attacchi, tutte le persone appassionate che come sempre ci seguono, e ringrazio voi soprattutto di essere venuti. The talk of the town with the restless guy. Don't you bother to fool him around.
keeps the varmints on the run. Boy keeps the varmints on the run. You may think he's a sleepy type guy, always takes his time. Soon I know you'll be changing your mind when you've seen him use a gun. Boy, when you've seen him use a gun. He's the top of the West, always cool, he's the best. He keeps alive with his Colt 45. Qui con Rocco siamo all'interno della masseria, dove ovviamente si sta esprimendo il massimo della convivialità dopo la passeggiata tra i ciliegi. Siamo con Rocco in compagnia del suo pony, che in questo momento si sta rifocillando. Sì, stavo cominciando a mangiare un po' di erba a terra e si riposa un po'. Ecco, parliamo un po' dell'alimentazione dei cavalli. Sì, il cavallo mangia la paglia, un po' di avena e un po' di farina così, e l'acqua. Che cosa sta mangiando? No, non si agiti, cosa sta mangiando? L'antipasto. Cioè? Due patate, chips, patate e un po' di caciocavallo. È tutto buono, vero? Sì, è buonissimo. Prodotti turesi. Cosa? E in più mangiamo in campagna, una giornata diversa dalle altre. È quello l'importante, si vive la domenica. È vero. Cosa pensa della manifestazione, le è piaciuta? Sì, è piaciuta, anche l'anno scorso sono venuta anche. Qui con Gianni che in un certo senso propone il menù di questa giornata. Salve, oggi proponiamo un antipasto di salumi mesti, poi proponiamo un primo trofiette, funghi porcini e salsiccia, e poi faremo un secondo di salsiccia e capocollo arrostito, condito con delle patatine fritte, e come dolce serviamo, diciamo, un nostro dolce tipico, che è la zeppola di San Giuseppe. Prodotti tipici turesi. Tutti prodotti tipici turesi. Ti è piaciuta la manifestazione? Sì. Ma non è il primo anno a cui partecipo. Da quanto tempo la segui? Da quando, insomma, si fa. E adesso siamo in compagnia di Dominga. Dominga, quanti anni hai? 13. 13 anni, ti stai avvicinando al mondo dei cavalli. Come mai? Una passione tramandata? Sì, da mio padre, mio nonno e così via. Ecco, questa è la prima manifestazione per te? No, ne ho fatte tantissime. Quante ne hai fatte? Beh, non lo so, ho perso il conto. Tutto a posto? Tutto a posto. Questo è... L'importante è che se magna. Se magna e se beve, dice no. E se balla, io sono una ballare pure. Tra un po' la vedremo anche ballare. È normale, un bacio hanno un bacchino di mire, tu... È un po' più disinibito. Definitivamente. Ovviamente anche per smaltire un po' quello che si è mangiato. Esattamente. Lei che cosa sta mangiando? Un po' di provolone, vedi, ho portato un provolone casareccio. L'ha portato proprio lei? Casareccio questo, almeno devo, un bacchino di mire serve. Produce tutto lei oppure no? Beh, diciamo di sì, diciamo vino e formaggio lo faccio così. Sono qui con Vito Palmisano e tutti gli altri membri dell'associazione Mule del Carro di Santo Ronzo. Siamo qui per esplicare praticamente il responso finale della mattinata. Com'è andata, Vito? È stata una mattinata non molto buona, perché il tempo è stato incerto in questa settimana, molta gente non si è prenotata a causa del tempo. Però siamo fieri comunque di come è andata. La fortuna di avere una bella giornata, anche se non molto splendida, però siamo contenti comunque. Ecco, ovviamente per quanto riguarda gli anni successivi, gli anni che verranno, quali sono i progetti, quali sono gli obiettivi da raggiungere? Sono sempre quelli di farlo sempre meglio e di allargare qualcosa, di farlo nei migliori dei modi, di farci conoscere dappertutto. Che noi siamo un'associazione che abbiamo le mule per la tradizione centenaria ormai, per il tiro del carro di Santo Ronzo, quindi tutti i membri dell'associazione sono devoti a Santo Ronzo, protettore del paese, e quindi noi, chi più stretti collaboratori dell'associazione, abbiamo le mule proprio per mantenere questa antica tradizione, anche se ha un costo oggi tenere le mule per mantenere questa tradizione, però già che siamo affezionati a questo, quelli come noi, cerchiamo di andare avanti. Quindi speriamo sempre che si allarga sempre di più.
Ecco, ovviamente oltre alla sfilata dei cavalli, alla passeggiata tra i ciliegi in fiore, ci sono ovviamente i prodotti tipici che stanno degustando adesso sia i partecipanti che tutti coloro che hanno partecipato per la realizzazione di questo evento. Qui invece con il signor Franco Colaprico, che è ovviamente uno dei membri dell'associazione Mule del Carro di Sant'Oronzo, qui oltre per i cavalli e quant'altro anche per i prodotti tipici di Turi. Sì, i prodotti tipici in realtà proprio tutto cioè quello che oggi la gente ha degustato sono tutti prodotti che vengono qui da noi, tutto, cose fatte alla griglia, le famose zampine che riconosciute dappertutto e che diciamo una giornata proprio all'insegna della tipicità del nostro comune. Ecco, ricordiamo, ci sarà anche una lotteria a breve. Certamente, ci sarà una lotteria, i premi sono 11 premi, ampio raggio che ha donato una bicicletta, e quindi ora ci sarà una lotteria e i fortunati porteranno a casa parecchi premi bellissimi. Bene, allora ringraziamo Vito Palmisano e ovviamente tutti coloro che hanno partecipato. Vito, vuoi dire qualche altra cosa? Vorrei presentare il direttivo qui presente. Presentiamo il direttivo. Allora, abbiamo lo Zuppone, vicepresidente. Abbiamo il consigliere, cassiere, segretario, cassiere dell'associazione, abbiamo un altro consigliere Franco Colaprico, il nostro segretario Aldo Valentini e mancano due o tre componenti dell'associazione. Li vogliamo citare? Vogliamo salutarli e ringraziarli per tutto il lavoro che hanno fatto per la buona riuscita di questa manifestazione. Ovviamente anche noi ringraziamo voi e vi diamo appuntamento ovviamente all'anno prossimo. Ciao!